Bisogna anche parlare di politica e di contenuti. Marco Dori ha saputo fare questo e il Presidente, nel momento in cui lo sostiene, deve poi anche confrontarsi su questi temi. Lei ha citato la Gronda e allora andiamo proprio a questo tema. Poi vorrei anche un commento sullo sfogo del Sindaco che troviamo un po' su alcuni quotidiani oggi in edicola, ma partirei proprio da questa importante infrastruttura, importante perché così è stata definita da molte categorie produttive e della città. Sappiamo che appunto Sel non la pensa esattamente così. Sel al PD, Gronda, l'accordo si farà, il vincitore delle primarie è pronto a ritirare il suo veto, ma vanno rivisti i costi e il tracciato. Insomma, alla fine si può arrivare anche a un accordo su questo tema, secondo lei? Cioè, insomma, non è detto che ci siano proprio pregiudizi a prescindere, Rossi? Ma io credo che finalmente si possa ridiscutere dell'utilità della Gronda, perché capisco che determinate categorie possono avere l'interesse affinché venga fatta la Gronda, però non vorrei che giustificasse semplicemente se stessa. Vorrei capire, alla luce del fatto che viene fatta la nuova strada del mare che collegherà benissimo Sestri al centro attraverso lungomare Canem, qua si arriva direttamente poi alla sopraelevata. Una strada di 6 corsie che penso possa benissimo decongestionare l'autostrada sia verso Ponente che verso il centro, nel momento in cui si dovrebbe finalmente ragionare per come far muovere i container in uscita e in entrata dal porto, magari su rotaia, qual è l'utilità della Gronda. Se riaffrontiamo a livello programmatico questo, sono convinto che la Gronda non è l'opera indispensabile per decongestionare Genova. Più in alto, pagina 21, sempre pagina 21 del secolo XIX, con l'aiuto della regia la andiamo a visualizzare assieme, lo sfogo del sindaco. Doria è un uomo di burlando, potevo vincere? Vincenzo alla fine dice, sono riusciti a farmi fuori. Rossi. Ma è sempre il ragionamento di prima, bisogna accettare la scelta dei cittadini. Ma Doria è un uomo di burlando, Rossi? Doria è un uomo del centro-sinistra che ha saputo intercettare il malcontento che c'era in città. La debolezza che magari non si è fatto un'analisi politica della giunta Vincenzi è un dato di fatto oggettivo su cui devo riflettere tutti i partiti. La riflessione è stata fatta nelle primarie e Doria è uscito vincente perché ha parlato in maniera chiara, in maniera sobria e ha saputo ascoltare. La politica si deve interrogare su questo modo di fare politica, ha rigirato in tutti i quartieri, è tornato a fare la vecchia militanza e il vecchio modo di fare politica, invece tanti oggi si buttano sul virtuale, ma la gente apprezza il reale. Senta, qualcuno ha detto che Sel su Doria è salito sul carro all'ultimo per agganciarlo ai critici, ovviamente nel centro-sinistra. Cosa risponde come consigliere regionale? Noi l'abbiamo sostenuto fin dal principio in maniera condivisa da tutta l'assemblea provinciale. Noi abbiamo dato a Marco Doria quel poco o tanto di organizzazione che potevamo mettere in campo. Credo che Sel sia stato di grandissimo sostegno a Marco Doria e il merito va ai tanti militanti che l'hanno aiutato. Dire che Sel è salito, noi non vogliamo avvocarci il merito di avere stravinto le primarie, crediamo che abbia vinto il popolo del centro-sinistra, però adesso non siamo nemmeno quelli che siamo saliti per ultimi sul carro dei vincitori. Noi siamo stati i primi, però abbiamo grande rispetto delle altre forze nostre alleate. Rossi, un'occhiata anche dall'altro schieramento, centrodestra, pagina 3 di Repubblica, Musso, porta in faccia al centrodestra, niente ammucchiate, va avanti da solo, il senatore rispedisce al mittente l'appello lanciato da Biasotti a costruire la grande coalizione dei moderati. Già, perché dal centrodestra questa situazione di Genova con Doria, candidato del centro-sinistra, è vista come un'occasione per mettere le mani sul capoluogo ligure. Ma aggiungo io, analizzando un po' i fatti degli ultimi mesi, certo partire già svantaggiati storicamente e poi non avere ancora le idee chiare sul candidato è uno svantaggio piuttosto pesante. Condivido. Ma difatti il fatto nuovo è che la coalizione di centro-sinistra si è rafforzata da queste primarie e invece nel centro-destra adesso c'è chi addirittura lancia l'idea delle primarie, siamo già a metà febbraio inoltrato, la candidatura di Musso non riesce a sfondare nell'area dei moderati, rischia di una frantumazione, mi sembra che venga fuori anche la candidatura indipendente della Lega Nord, quindi i problemi mi sembra che siano in casa d'altri, quindi
rinnovo. Beh, qualche problema c'è anche nel centro-sinistra, se no, insomma, dovremmo parlare delle squadorie, diremmo Doria ha vinto perché doveva vincere, invece... Ma c'è un problema, perché ha sorpreso tutti, ma se il problema è nell'analisi o il problema è nel risultato? Il risultato lo vedremo a maggio, certo. E sono convinto, come è successo a Milano, che poi a Milano il Partito Democratico ha sostenuto Pisapia ed è stato il primo partito della città di Milano. Bisogna guardare questo. Ecco, allora, lei si attende un sostegno a prescindere come SEL per Doria, al di là delle dichiarazioni di facciata, tutti adesso dicono sosteniamo Doria, tutti appunto... sentiamo che dicono questo, ma in realtà lei se l'attende davvero nella concretezza o si attende che qualcuno viaggia col freno a mano? No, io credo che nessuno viaggerà col freno a mano, perché Genova è una città tradizionalmente di sinistra e di centro-sinistra, deve rimanere al centro-sinistra, e se così non fosse e se allora veramente qualcuno rimasse contro, si assumerà la responsabilità di non aver fatto vincere al primo turno la coalizione. E le parole del presidente Burlando, le parole del segretario regionale Basso sono sicuramente per noi verità. Stiamo per concludere, ancora due temi, quindi cerchiamo di condensarli. Andiamo sempre su Repubblica, pagina 7, un leasing per il nuovo Galliera, l'ospedale studio, un modello pubblico-privato già fallito a Mestre. Questo è un altro dei temi che anche sul vostro fronte hanno creato molto, molto dibattito. Ospedale del Ponente, ospedale Nuovo Galliera, Rossi, lei tra l'altro fa parte anche della commissione sanità, infatti lei è presente un po' in tutte le commissioni, sì. Non per volontà ma per necessità, per necessità. È consigliere unico di SEL in Liguria. E allora che succede? A me sembra che non riescano a fare una proposta credibile di piano economico e quindi mettano in campo ipotesi che hanno già fallito da altre parti, come ad esempio a Mestre. Credo che al di là della fattibilità dal punto di vista economico, al di là della fattibilità dal punto di vista ambientale, la Regione debba ripensare la priorità che deve mettere in campo per l'area metropolitana. È evidente che la necessità è l'ospedale del Ponente, perché c'è uno sbilanciamento di posti letto, e andare a costruire un nuovo ospedale dove già funziona, seppur con dei limiti, perché andrebbe ristrutturato, andrebbe, il dato è questo, faccio lavori sul Galliera. I pronti soccorsi, se sfogliamo tutti i giornali, sono già in crisi e andremo ancora a penalizzare l'offerta ospedaliera nel centro della città. Invece a Ponente si potrebbe fare un'operazione di razionalizzazione, chiudendo i piccoli ospedali, ma facendo questo grande polo a Cornigliano, che servirebbe anche la Valpolcevera, e quindi darebbe le risposte che da più di 20 anni aspetta quella zona della città. Terminiamo col Corriere Mercantile e andiamo a vedere quello che è il tema che troviamo a pagina 4. E allora, pagina 4 si parla di Fincantieri, se ne parla su di quotidiani, noi scegliamo il Mercantile. Sestri, accordo per bloccare gli esuberi, ma per 330 operai arrivano cassa o mobilità volontari. Sindacati uniti, non dimezziamo il cantiere in cambio di commesse. Già il fatto che i sindacati siano uniti, in questo momento è già una notizia su questo fronte, dopo i grandi contrasti. Ancora ieri sentivamo Grondona sulle indiscrezioni legate a questa chiatta che poteva dare ulteriore lavoro, dire insomma io non sono Mago Merlino, chiedete a chi è Mago Merlino. Rossi. Sì, all'accordo deve passare oggi in assemblea dei lavoratori, diciamo che si accoglie positivamente finalmente una prospettiva di lavoro con questa chiatta che ha una prua, quindi sono 7-8 mesi di lavoro. Questo è dovuto alla grande mobilitazione messa in campo dai lavoratori, messa in campo anche dal sostegno delle istituzioni, qui il Presidente si è molto speso. Speriamo che la mission del cantiere di Sestri, seppur diversificata, possa portare qua anche tronconi di navi, perché perdere questa grande qualità che esprimono i lavoratori di Fincantieri sarebbe veramente un peccato per la città e per la grande competenza che hanno.
finalmente è arrivato comunque un segnale positivo, e il fatto che i sindacati si siano ricompattati, anche questo non l'apprezziamo. Rossi, ci salutiamo con le prossime scadenze vostre politiche di SEL. Cosa si prospetta nell'immediato futuro per voi? Ma noi siamo nati per rinnovare il centrosinistra, siamo un partito che deve riaprire la partita e recuperare i tanti delusi che ci sono. Quindi per noi oggi le primarie del centrosinistra di Genova ci portano sotto la massima attenzione, sotto la massima responsabilità. Noi dobbiamo continuare così e sperare di fare di nuovo innamorare tante persone che un po' si sono sentite tradite in questi ultimi anni. Grazie Rossi, buon lavoro come consigliere regionale di SEL. Grazie a voi e buona giornata. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco torniamo assieme, cronaca e aggiornamenti sul traffico. Il nuovo sito di Primo Canale.